Buonasera a tutti quanti. Oggi serata di diretta di Libri TV Di del diretta di 21 dicembre. Questa qua oggi è l'ultima, diciamo, trasmissione per quanto riguarda Libri TV nel 2012, poi riprenderemo il 4. Questa virgola avremo un collegamento in questa virgola, un collegamento molto importante, ce l'abbiamo radiofonico, è un collegamento con Mina Welby. Mina Welby, io penso la conosciamo tutti, il modo, diciamo, più sintetico e rapido per presentarla è una militante a tutto tondo radicale. E con Mina parleremo di una iniziativa dell'associazione Luca Coscioni, che è un'associazione radicale per la libertà sulla ricerca scientifica e anche per altre cose. Però, siccome Mina, appunto, è moglie di Piero Welby, io non vorrei, diciamo, cominciare a parlare appunto di questa cosa, se non prima di aver un attimino ricordato che ieri è un anniversario importante, l'anniversario della morte di Piero Welby. Il 24, quindi, di quest'anno sarà l'anniversario della cerimonia civile, anniversario che si è verificata a piazza davanti appunto a Don Bosco, che fu una cerimonia molto, molto emozionante, cerimonia, insomma, per modo di dire, un momento di militanza, anche quello, di presenza laica, molto importante e molto partecipato. Mina, grazie ancora di essere con noi, ti mando un salutone. Cosa ti ricordi di quell'evento? Tu dici della morte di Pier Giorgio? Sì, esattamente, del funerale laico, come così si venne chiamato. Veramente, guarda, io potrei dire che l'evento era già la sua dipartita, perché è andato via molto sereno, come aveva voluto lui, con le note di Bob Dylan, I Will Stay Here With You This Night, una bella canzone di Bob Dylan. Ero serena quando ho visto che lui si è spento serenamente, anche i suoi tratti dell'iso non erano contratti, ma erano distesi. Sono stata con lui tutta la notte. Su un divanetto insieme alla sua sorella, abbiamo dormito qui nella sua stanza vicino a lui, mentre Rita Bernardini e Elisabetta Zamparutti stavano sulle poltrone, nella camera da pranzo. Ecco, qualche giorno dopo, anzi il 24, io avrei voluto il suo funerale in chiesa. Perché lui mi aveva detto: tu dopo la mia morte puoi fare quello che vuoi, perché gli avevo detto mamma non vorrebbe sicuramente che si facesse solo un funerale laico. No, allora fai quello che è giusto, che vedi giusto sia fatto. E avevo chiesto il funerale, e mi è stato detto subito, già per telefono, che i funerali dovevano essere sospesi. Al che io, dentro di me un attimo, sono rimasta un po' colpita, però dall'altra parte subito ho pensato a lui e quasi quasi lo vedevo sorridente, perché capivo che era anche questo forse nel suo progetto di avere un funerale laico, di stare con gli amici e basta. Perché un funerale non è un sacramento, sì, è bello essere benedetti, ma il prete era già venuto il giorno 21 la mattina, quel prete che veniva spesso a trovarlo e lo aveva benedetto e ha pregato per lui. Anche la mamma gli ha messo il rosario nelle mani, insomma, Piero ha dovuto starci su tutte queste cose. Quel giorno poi il funerale era veramente esaltante, era bellissimo. Il presidente del municipio avrebbe voluto darci lo spazio dentro al municipio, ma poi io avevo chiesto se lo potevamo fare qui in piazza Don Bosco, all'uscita dalla chiesa, perché io l'avevo già chiesto prima ancora che sapessi che non si facesse il funerale. E lui mi disse:
Guarda, io sono stato contento che l'abbiamo fatto qui, perché tutta quella gente lì in circoscrizione non sarebbe riuscita a entrare. È stato fatto un servizio veramente bellissimo di ordine da parte della polizia e i carabinieri che stavano lì, non hanno fatto passare le macchine, e c'era tantissima, tantissima gente. E solo qualche giorno fa ho saputo che non c'erano soltanto quelle due suorine che erano dell'ordine della madre generale, che era stata la sua zia, ma c'erano le suore di Don Bosco che abitano non lontano qui da casa mia, che c'era proprio un gruppo di suore lì in mezzo alla gente. Io questo l'ho saputo pochi giorni fa soltanto, e c'era anche un prete della parrocchia che era presente lì, e solo il parroco lo aveva intimato di non fare la benedizione della salma. Io infatti avevo anche detto a Don Franzoni, che aveva voluto venire e fare le preghiere del funerale sulla sua salma, ho detto no, non voglio versare benzina sul fuoco. Il cardinale ha detto i funerali non si fanno in chiesa, va bene, non siano fatti, ma per questo Piero ha lo stesso la pace e la misericordia di Dio, come io credo sicuramente, perché è stata una persona retta, una persona gentile, una persona sempre al posto suo, che ha lottato per i diritti degli ultimi, prima ancora per il diritto di poter morire in modo opportuno, come diceva lui, ma anche prima ancora per i diritti dei disabili, la vita indipendente, la lettura per quelli che non possono più sfogliare libri sul file, per il voto dei disabili a domicilio. Ecco, infatti Mina, ti interrompo un attimo, passiamo a parlare di diritti perché abbiamo poco tempo. Passiamo a parlare di diritti. Mina non si è fatta ingoiare, diciamo, dall'oblio in cui a volte il dolore è un dolore simile, perché quella di Piero e Mina è stata una grande storia d'amore, appunto queste volte, a volte il dolore trascina nell'oblio, ha, diciamo, preso proprio, diciamo, il trampolino un po' che gli ha offerto Piero, che ha trasformato questa sua vicenda umana in una vicenda politica e ha continuato a portare avanti questa battaglia politica per i diritti di coloro che non possono in qualche modo pronunciarsi in modo ordinario, come possiamo noi tutti, con la parola e con i gesti. Militante quindi dell'associazione Luca Coscioni, la quale associazione proprio ieri ha presentato una proposta in Cassazione delle firme per una legge di iniziativa popolare, se non sbaglio. E io do l'abbiamo a Mina... fatto stamattina alle 9:30 siamo stati in Cassazione. Ero prima firmataria, seconda firmataria era la sorella di Pier Giorgio, e quindi noi siamo state veramente molto onorate di poter fare questa cosa. Era la proposta di legge di iniziativa popolare, rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. E quindi è stata veramente una grandissima cosa, perché noi con questa legge vorremmo che le disposizioni degli articoli del codice penale 575, 79, 80 e 593 non si applichino al medico e al personale sanitario che praticano eventualmente trattamenti eutanasici sulla richiesta del paziente, quindi provocando la morte del paziente dopo che gliel'avrebbe chiesto, perché oggigiorno negli ospedali e anche nelle case l'eutanasia viene fatta, e tante volte è anche un'eutanasia non richiesta dal paziente, ma decisa dal medico oppure da parte dei suoi parenti, perché vedono grandissima sofferenza e non vogliono che continui a soffrire. Ma queste cose devono essere decise esattamente dal paziente oppure
veramente sulla sua, sulla sua intenzione, che le persone conoscono, anche se per esempio l'avesse detto a voce. L'importante è che questa legge venga però poi discussa e decisa. Quindi io richiamo qui con questa trasmissione anche quelli che ci ascoltano di aspettare, di attendere e già fare una rete per sensibilizzare le persone per firmare questa legge. Non è una cosa che le persone devono fare, cioè firmare la legge sì, cioè perché venga fatta questa legge, però deve essere poi una legge che possa essere usata dalle persone che ne hanno bisogno, che chiedono. È una legge come l'aborto, come il divorzio, che possono essere usati dalle persone che serve. Quindi fornire un diritto di scelta, ovviamente non parliamo di noi obblighi, ma di dare la possibilità di scegliere. Poi Mina, tu ci avevi accennato, e abbiamo ancora qualche minuto, rapidamente, a un'altra iniziativa, o sbaglio? No, oggi pomeriggio avevamo il consiglio generale dell'associazione e siamo stati riuniti da fino verso le 6, quindi lì abbiamo parlato di tutte quelle cose. Prima di tutto abbiamo fatto una veramente anche come aiutare poi a raccogliere le 50.000 firme in tutta Italia. L'importante che sarà poi, queste firme saranno, dovranno essere autenticate, quindi sensibilizzate, consiglieri comunali, il sindaco del vostro comune, se conoscete un notaio, possono essere autenticate. Ci sarà poi un modulo scaricabile da internet quando questa legge, questa proposta di legge sarà depositata, anzi è già depositata sulla Gazzetta Ufficiale. Ok Mina, noi ti ringraziamo, noi abbiamo sempre la possibilità e la disponibilità, per quanto possiamo, di dare uno spazio all'Associazione Luca Coscioni, lo facciamo volentieri, e quindi appena tu avrai magari di qualche altra novità, contattaci e avrai uno spazio che degnamente o indegnamente possiamo offrirti, questo piccolo spazio, questa piccola finestra sul web per poterci dare aggiornamenti. Grazie ancora a Mina Webby. Grazie a voi, grazie tante. Grazie, ciao Mina, grazie. Sì, grazie tante. Grazie. Ciao Mina, grazie. Sì. Allora, in chiusura della virgola, grazie. Io ciao, andrei avanti come di consueto con la illustrazione del nostro palinsesto. Dopo la virgola avremo alle 20.45 lo spazio Società Libera, e avremo appunto il resoconto sul convegno Stato e Criminalità che si è tenuto a Salerno il 10 novembre 2012. Ovviamente sarà ospite con noi Vincenzo Lida, direttore di Società Libera, e questo spazio è condotto da Marco Marchese. Alle 21.15 avremo un numero zero di una nuova rubrica. Presenteremo una nuova rubrica che sarà appunto intitolata Spazio Rientro Dolce, e quindi sarà appunto una rubrica dedicata, uno spazio dedicato all'Associazione Radicale Rientro Dolce. Questa sera ne parleremo, e questo spazio lo condurrò io, con Luca Pardi, che è presidente del comitato scientifico di questa associazione. Alle 21.45 avremo a tavola con la psicanalisi e appunto a cura di Giancarlo Calciolari, con un titolo abbastanza forte quest'oggi: Istigazione a delinquere, come distinguere tra psicanalisi e psicoterapia. Alle 22.15 una puntata veramente molto interessante che vi consiglio di seguire, di Voci Radicali, che verrà condotta da Riccardo Cristiano, e avremo come ospite Silvana Bononcini, una delle colonne di Liberi TV che è rimasta finora in qualche modo in ombra, almeno per quanto riguarda la visibilità dell'immagine, e questa puntata l'abbiamo intitolata La mia parte radicale, conversazione con Silvana Bononcini. Alle 22.45 avremo appunto l'ultima trasmissione, che sarà verso la chiusura, Leggera Euforia,
la trasmissione consueta di approfondimento e di informazioni sul mondo antiproibizionista, sulle notizie riguardanti l'antiproibizionismo, e avremo praticamente, proporremo l'intervento di apertura del congresso dell'ARA, dell'Associazione Radicale Antiproibizionisti, l'associazione di cui Claudia Sterzi è segretaria, che ha tenuto un congresso che Libri TV ha seguito in diretta. Spero l'abbiate potuto seguire, abbiamo avuto anche un'interazione sulla chat. È disponibile sul canale e sul sito di Libri TV, sul canale YouTube ovviamente, e in questa puntata di Leggera Euforia proporremo l'interessante intervento di apertura di Claudia Sterzi. A questo punto, ricordandovi che Libri TV si sostiene in qualche modo, anche se questo è un periodaccio tra IMU, tasse e così via, per chiedere contributi economici, vi ricordo comunque sia che ci farebbe molto comodo che vi iscriveste e che contribuiste non solo economicamente, ma anche con quello che sapete fare all'attività di Libri TV. Ringrazio ancora Donato Volpicella anzi no, ancora no, perché non l'avevo detto. Ringrazio Donato Volpicella per la regia di questa serata. E vi do appuntamento al numero 0 di Spazio Rientro Dolce. Per ora la linea va alla regia e subito dopo lo spazio Società Libera con Marco Marchese e Vincenzo Lita.